amo anche i classici addominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati. Allora, scendiamo giù, ok? Portiamo le spalle dietro la testa, non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro, dietro la nuca, e sollevi le spalle, ok? Proprio spalle su. Un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Solleva per i bassi addominali. Allora, quando state lavorando in questa posizione, provate di immaginare un canovaccio, proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok, rotolando, e questo ti passa a salire. Oh, c'è il sole di fuerte che ce l'ho negli occhi, ma meravigliosa. Pensa che è novembre, e so così a Fuerteventura a novembre, meraviglioso. Un sole che spacca le pietre, veramente meraviglioso. Continuiamo, facciamo 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate, 8, 7, provate di staccare ogni volta proprio le scapole da terra, e le spalle almeno, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Passiamo al prossimo esercizio. In yoga si chiama boat pose. Allora, sollevo le gambe da terra e lo dobbiamo provare per trattenere la posizione, ok? Tengo su e scendo giù. Addominali tesi. E su e scendo giù. E su e scendo giù. Se le volete rendere ancora più difficile, potete mettere una superficie instabile sotto i glutei, tipo cuscino. In questo momento ho una superficie non tutto omogenea, e di conseguenza per me è più difficile mantenere l'equilibrio, che è eccellente, che vuol dire attivo, più fibre muscolari. E scendo giù. Continuiamo. Su e giù. Addominali più tesi possibile. Su e giù, ancora due volte, e giù, e ultima, e scendi. Eccellente, andiamo sul prossimo esercizio. Appoggiatevi su un gluteo, proprio sulla parte del gluteo, stendete le gambe e andiamo in diagonale, ok? Teniamo la posizione più possibile, ok? Continuate, tenete la posizione. Potete sollevare e scendere volendo, ok? Su e giù, ok? Piccole, piccole contrazioni. Io amo tantissimo l'isometria, perché penso che l'isometria è un modo eccellente per fortificare il corpo, mantenendo l'eleganza, ok? L'eleganza dei muscoli, tenendoli belli lunghi, ok? Ancora 5 secondi, siamo a 30 secondi di quasi isometria, perché se sono in movimento. Però adesso piccola torsione, ok? Adesso diventa difficile, adesso diventa un bel allenamento, e continuiamo. Ci mancano ancora 15 secondi, poi passeremo dall'altra parte. Ricordate che potete, ok, interrompere quando volete, ma ributtatevi nella mischia appena che potete, ok? Questa è la cosa importante. Recuperi, sì, relax, ma non utilizzate i recuperi come scusa di non fare più niente, ok? Cambiamo dall'altra parte. Seduto sulla parte più cicciottosa del gluteo, incrocio le gambe, ok? Tengo la posizione, e qui possiamo fare piccoli micro assestamenti giù e su, ok? Un'isometria, decidi tu dove li senti meglio sulla schiena, ok? Questi sono movimenti che ci devi crescere, ok? Quando io ti faccio il minuto di un movimento, perché se tu sei a livello del mio video, vuol dire che non serve questo video. Così, allenandovi con me, ok? E siamo a 30 secondi. Scatto finale. Piccoli movimenti. Addominali tesi. Grandi sorrisi, ok? L'addome, se si allena tutti i giorni, ti darà grandi soddisfazioni, te la posso garantire. Sono le ultime 12 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio di oggi.
Ci mancano ancora 7 secondi. Continuate. Vai, vai, vai. Ci siamo. 4 e 3 e 2 e stop. Eccellente. E andiamo subito sul prossimo esercizio.